gatta è Lucilla. È bellissima! Scusate, è una scarica di nervi perché non ci posso credere. Sì, è vero, sì. Vi sembrerà strano, ma è Lucilla. Dobbiamo fare attenzione perché Renata è in giro per il collegio. E soprattutto dovete stare attenti voi due. L'unico che detta le condizioni sono io. Mi hai già imbrogliato una volta. No, no, ci saranno imbrogli o ripensamenti. Questo sarà l'ultimo affare che faccio con te. Quando mi ridarai i miei 5 nipoti, in quel preciso momento, io ti darò il tesoro. Questo sarà l'accordo. Accetti? Sì o no? Io voglio sapere dove si trova il tesoro. Niente affatto. Prima voglio sapere dove tieni i miei nipoti. Sono tutti in un bel posto. Dimostrami che sono vivi, Eusebio. Ebbene, questo incontro sta durando molto. Non posso più rimanere qui. È meglio che me ne vada. Un momento. Che ora è? Le 7. Che ti prende? Ti sto facendo perdere il tuo programma preferito? A mezzanotte in punto. Voglio i miei 5 nipoti qui in collegio sani e salvi. Però se te li porterò, tu mi dovrai consegnare tutto il tesoro. Naturalmente. Trattativa conclusa. Quando scoccherà il primo minuto della giornata di domani, il tesoro passerà nelle mie mani. Fa attenzione a quello che fai. Non posso vederti con questi occhi, però riesco a vederti con gli occhi della mente. Ma io sono Lucilla, per favore, amici, dovete credermi. Non potete farmi questo. È tutta la vita che sopporto che la gente ci confonde e che pago le conseguenze dei comportamenti di Renata. Da sempre, è un incubo. Senti, non so chi sei, ma ne parliamo in un altro momento, eh? Puoi andartene? Ma perché? Perché mi fate questo? Non mi cacciate, dovete fidarvi di me. Non mi fate questo, per favore, va sempre così. Non mi cacciate, fidatevi di me. Allora, sentiamo, chi ti ha detto che io sono Renata e perché? Chi me l'ha detto? Toto e Miranda me l'hanno detto. Ma... Toto e Miranda, che prove hanno Toto e Miranda per affermare questa cosa? Vuoi sapere che prove hanno? La gatta che hanno trovato e che è tua sorella Lucilla. E perciò vattene. Ma voi credete a questa follia? È davvero incredibile, è una cosa assurda. Va bene, basta, Lucilla, Renata, non so chi sei, però vattene. Ci sono i bambini qui, sono spaventati, quindi ti chiedo per favore di andartene. Bambini, anche voi credete a questa follia? Non mi vedete? Vedete come sto? Sì.
Credete a questa storia assurda? Renata, non vogliamo alleati di Eusebio nel nostro rifugio, perciò vattene, facci il favore. Basta, io non me ne vado perché vattene, non ho fatto niente. Vattene, te l'ho chiesto per favore, vattene da qui. Non ti vogliamo. Smettila, non ti vogliamo qui, te l'abbiamo già detto tutto. Scusate, che c'è? State litigando? No, no, stiamo chiedendo a Renata di uscire. Non sono Renata, non sì, sono Sì, sei Renata, vattene. Per favore, basta. Ci calmiamo un po'? Seguimi, vieni. Sì, mi calmo, non ho Lucilla. Niente da nascondere. Non è Lucilla, è Renata. A dopo, ragazzi, tu vieni con me. Che paura, come tremo. Siete davvero sicuri che Renata sia la Mastery? Sicurissimi, mamma. Siamo tutti in pericolo. No, no, tu no, perché a te ci penso io. Oh, eccolo Grazie. Qui, il superuomo. C'è suo padre, amore. Sta attento anche tu, sta attento. Sì, sì, scusate, certo attento. Scusate, queste fusioni non mi piacciono molto. Forse questa è una gatta qualsiasi, magari appartiene a un vicino. L'abbiamo vista io e Miranda, è Lucilla. Siamo sicuri? È ovvio che Renata sta mentendo, come sempre, no? Sì. La ragazza è un incubo, maledico il giorno in cui l'ho conosciuta. Beh, questo no, tesoro, questa è una cattiveria. Però ti dico una cosa, quando ha consegnato la lettera a me, ripassiamo, la lettera di Rita, sì. No? Era identica, beh, sono identiche, però quanto mente bene, dico io, no? Sì. Era Lucilla. Però questa è un'altra storia. Quando l'abbiamo trovata, questa gatta aveva un collare dove era infilato un messaggio di Rita che diceva di essere nascosta nello scantinato. Certo, non se n'era mai andata. Per questo siamo scesi anche noi e abbiamo trovato Renata. E Rita? Non c'era. Non dovete stupirvi, non è una novità, perché niente alla Mastery è quello che sembra. Quando finirà tutto questo pericolo? This is so dangerous. Stia tranquilla, Victoria. Camomilla per tutti? Mm-hmm. Sì. Felipe è diventato cieco. Sì, sì, quando sono andato a vedere se mancava qualcosa, se andava tutto bene, era strano. E poi Diego me l'ha confermato. Che brutto. Mm-hmm. L'unico che mi dà sicurezza qui sei tu. Però cerchiamo di non litigare. No, tu sta tranquilla, andrà tutto bene. Dai. Manca qualcosa, rifugio, posso essere d'aiuto? Sì, manca Gaia. Però erano già andati a prenderla. Sì, beh, lo so, però non voglio lasciarla sola. Possiamo fare qualcos'altro? Sì, sì, voglio convincerla. Gaia, sono io, Valentina, aprimi. Sta zitto. Ehi, hey, perché non le vuoi aprire? Perché non so se è Valentina, non ne sono sicura. Ma l'ha detto, l'ha detto. Sì, l'ha detto, ma Eusebio può imitare tutte le voci alla perfezione. Forse è una trappola, Alessandro, per favore. Eusebio, è un'altra volta sì, qui. Sì, tranquillo. Gaia, sono io, Vale. Gaia, sono Ivo, ci apri, per favore. Bene, ascoltami, allora. Tuo zio è riuscito a portare il tesoro in questa dimensione. E per questo Eusebio fa così. Per questo è venuto, vuole trovare il tesoro. Sì, ma se c'è Ivo ci deve essere anche Valentina, non no? Sono non sicura, non sono sicura. È pericoloso, Alessandro, nasconditi. Gaia! Nasconditi, forza, per favore, è pericoloso. Lo faccio per te, davvero. Ecco, apro. Tutto bene? Sì, e tu? Sì. Sì, ci hai spaventati. Sicura, tutto bene? Sì, sì. Qualche problema? No. Hai saputo che Felipe ha oltrepassato il campo magnetico per prendere il tesoro? Beh, è diventato cieco. Sì. Mio zio è cieco. Alessandro, Alessandro, sei tornato? Alessandro, tutto bene? Come stai? Sì. Dove sono gli altri? Sei con te, sono felice. Non lo so. Non so, sono arrivato qui così all'improvviso e non ricordo nient'altro. Ah. Niente. Noi non abbiamo mai smesso di pensarvi. Lo zio è diventato cieco. Sì, è così. Calmo, calmo. Qui calmo. Stanno succedendo cose molto complicate. Ci aspetta una notte molto lunga. Sì. Abbiamo creato un rifugio per stare tutti insieme. Sì, andiamo, dai. Andiamo. No, non ci conviene. Perché? Perché no, se Eusebio vuole colpirci e noi siamo tutti insieme, gli sarà molto più facile controllare la situazione. Ma se rimaniamo separati, almeno potremo riuscire a chiedere aiuto. Hai ragione. Sì, sì. Va bene, ok. Sì, allora noi quattro rimaniamo qui. Sì, io sono d'accordo, però è meglio avvisare i ragazzi. Va bene, vado io. Alessandro, rimani con loro? Stai attento, Ivo. Sì. E beh, dove saranno quei cinque idioti? Come posso impadronirmi del tesoro se non so dove sono i suoi nipoti? Non posso proprio sprecare questa opportunità. Parla di qualcosa! Ehi. Ah, che
Che allegria! Che emozione! Avere di nuovo la mia bella anatomia umana. Grazie, Eusebio. Davvero, davvero. Grazie, Eusebio. Non l'ho fatto per te. Non mi piace parlare da solo. E quando non ho un interlocutore, me lo invento. Ah, e mi dica, che ne è della sua nuova alleata o seguace, come vuole, Renata? Non ne ho idea. Ah, che strano. Prima non si allontanava un secondo. Renata qui, Renata lì. Era proprio come la sua ombra, o no? Sta lavorando per me, impicciona. Io non sono un'impicciona. Solo che sono avida di novità, mi racconti. Mi dica i dettagli, mi racconti tutto. Novità? Sono scomparsi i nipoti di Della Fuente. Neanche i guardiani sanno dove sono. Quegli inutili. Ah, oh, sì, certo. E quella inutile sono io. Chi è? Ivo, apri. Dai, 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 vieni. Amici, è tornato Alessandro. Come è tornato? Cosa? Alessandro? Cosa? È tornato solo? Sta bene. Che dice? Che racconta? Ricorda qualcosa? Sa dove sono gli altri? Calma, calma. Ti riconosce? Sì, mi riconosce. Sta bene, va tutto bene. Ma il fatto è che non sa niente degli altri. Perché stavolta è solo? Non lo so, è un mistero. E poi perché adesso non è qui? Sicuramente è con Gaia. Sì, è con Valentina. Sì, è di questo che voglio parlarvi. Voglio spiegarvi la nuova strategia. Sì, anche noi dobbiamo dirti una cosa. Non sai che è successo. Mi spaventi, che succede? Beh, non importa che cosa succede. È venuta Lucilla o forse Renata, non lo so, è un guaio, capisci? Comunque ora è con Diego. Sì. No, 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 non capisco niente, che... Beh... Ivo, Renata è venuta qui. Sì. E non mi stupirebbe se anche Eusebio fosse nei dintorni. Come? Abbiamo un problema. Io sono Lucilla. Dov'era? Nel rifugio con i ragazzi. Non facevo niente di male, salutavo soltanto i ragazzi perché mi mancavano. Perché devo sopportare tutto questo disprezzo dopo essere diventata una gatta e dopo quello che ho passato? Perché non vi fidate di me? Dovremmo verificarlo, no? Sì, perché Renata ci ha già creato troppi problemi. Sì, ma prendetevela con lei, non con me. Io non ho fatto niente. Beh, se sei Lucilla ti chiederemo scusa. Che sta facendo? Chiamo la polizia. Ti prenderanno le impronte digitali e così vedremo chi sei. Vorremmo solo che facessi tornare Lucilla, Olivia. Allora, Olivia, devi solo prenderla e puff, ridarle l'aspetto di Lucilla, nient'altro. Sì. Sì. Tu hai i poteri. Sì, ragazzi, però non posso farlo. Vedi, piccola, Eusebio ha trasformato Lucilla in una gatta. Tu hai dei poteri, potresti provarci. Sì, ma io non ho i poteri di Eusebio. Non sono così tanto, 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 tanto forte. Olivia, è molto importante dimostrare che la gatta è Lucilla. Sì, lo so, però... Così sapremo che sicuramente qui a scuola c'è Renata. Certo. Sì, lei è stata qui. Eh? Diego l'ha presa, gli abbiamo detto che era Renata. Ehi, Olivia, vieni. Lo so che non è facile per te, però ci servono tanto le prove. Devi cercare di trasformare di nuovo quella gatta in Lucilla. Te lo chiedo per favore, pensaci. Ragazzi, mi piacerebbe potervi aiutare, però io non posso proprio farlo. Olivia, io non ho dimenticato che tu hai trasformato Rita in un coniglio, perciò per favore aiutaci. Abduran and Bang! Eusebio? Che cosa vuole fare? Che vuole fare ora, eh? Abdura di Metton, vecchiarella! Povera! Maestro, con tutto il rispetto, io mi domando, lei vorrebbe trovare i 5 nipoti di Felipe lì dentro, nella sfera? Se non ti stai zitta, manderò direttamente te nell'altra dimensione a cercarli, oh! Ah, no, no, no! Assolutamente basta! Basta così! Esperimenti su di me mai più! Basta no, basta e no! E allora silenzio! Voglio vedere se riesco a individuare i 5 nipoti con questo vecchio metodo che a volte funziona, eh! Iperredum diem! 5 nipotinem! Rita, eccone 2, là! Il tempo passa, ma siamo sempre qui. Sì. Perché nessuno viene a cercarci? Chissà dove siamo. Non lo so. Aiuto! C'è qualcuno! Cerca di stare calma, vieni. Quei due ce l'ha rimasti intrappolati in qualche punto dello spazio e del tempo! A che si riferisce esattamente? Cioè, dov'è questo posto vicino? Non lo so, non me ne importa! Ti vuoi stare zitta?
Sì, va bene, però dico, lei ne ha trovati solo due, no? Gli altri dove saranno? Dove saranno? Chiudi quella bocca, tu non sei qui per parlare, ma per stare zitta! Solamente io posso gridare, ah! Mi ascolti, maestro Eusebio Genio, lei mi ha proprio stancata. Non mi aveva voluto ridare il mio aspetto umano per poter chiacchierare con lei? E adesso invece, e allora perché mi ha chiamata? Perché mi ha chiamata? Per avere qualcuno da sgridare! Ah? Lo capisci? Lasciami concentrare, che questa cosa è da tanto tempo che non la faccio! Venti del tempo! Soffiate forte dove si trovano quei due! Afferrateli e portateli fino a qui! Ho paura, ho molta paura. Che le tormente dell'universo si riuniscano con le forze dei venti del tempo e compiano il mio volere! Sì! Aia! 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 A schiena! E pensare che un tempo facevo sei stregonerie al giorno! Adesso ne faccio una a malapena, sono proprio un vecchiarello. Sei stregonerie al giorno? È che gli anni passano per tutti, ecco. Stai zitta! Però mi dica, stanno già tornando, no? Due soli! E non so neanche in che parte del collegio arriveranno. Due? Solo due? E il resto? Li troverò. Però devo continuare con le stregonerie. E adesso non posso. Prima devo riposare un po'. Sì, le farà bene. Io non la posso aiutare, lo sa. Prima della mezzanotte riprenderò le mie stregonerie. Bene, si rilassi. E quel tesoro presto sarà mio. Mio. Nostro, maestro. Nostro. Si riposi. Il tesoro. Nostro. Il tesoro di Felipe. Il tesoro. Se Eusebio mantiene la sua promessa, gli consegnerò il tesoro. Ho già deciso. Sei sicuro che non ci sia un modo per evitare di darglielo? La cosa importante in questo momento è la vita dei ragazzi. Avrei voluto portarli con me, come ho fatto con il tesoro. Sarebbe stato molto pericoloso, Felipe. Sì, è vero. Guarda che è successo a me. Sì. Oh, dove saranno? Sarà successo qualcosa? Cioè, c'è un modo per scoprire dove sono? Non lo so. È come se li avessi inghiottiti la terra. Non so, sono spariti. Diego. Tutto bene? Sì, mi hanno detto che c'è Lucilla. Lucilla o Renata, aspetto l'arrivo della polizia. La tiene rinchiusa? Sì. Ah, ho una buona notizia. Finalmente, dai, dimmi, ti ascolto. Pensi che qualcuno gli abbia fatto del male? Non lo so. Essendo coinvolto Eusebio... Gli ho offerto il tesoro. Forse per questo li salverà. Finalmente, Alessandro sa qualcosa? Ti ha raccontato? No, non sa molto, però sta bene, stia tranquillo. Bene, vado a dirlo a Felipe. Degli altri ragazzi si sa qualcosa? No. Spero che non gli sia successo niente di male. È tornato Alessandro. Chi? Davvero? In serio? Sì, è con Ivo, Gaia e Valentina, chiuso in una stanza. Degli altri, nessuna novità. Oh. Ragazzi, questa gatta ha qualcosa. Qualcosa? Sì, ha qualcosa. Ha una cosa strana. Una cosa strana? Che vuoi dire? Ha molto potere, è troppo potente per me. Calma, Olivia. Tu dici che questa gatta ha dei poteri? Non so, sembra di sì. Ma non puoi trasformarla? No, perdonatemi, ragazzi, non posso. Olivia, non potresti tentare ancora una volta, solo un'altra volta e basta. Ragazzi, ho tentato e adesso sono senza forze. E Eusebio ha molto, molto più potere di me. Io non posso trasformarla. Forse Eusebio ha mandato Alessandro per dimostrare che sono tutti vivi. Forse, può essere. Però se Alessandro dice di non sapere niente degli altri, allora non è una prova. È meglio per lui che stiano bene. Non è ancora mezzanotte, Felipe, perché non vai a riposarti un pochino? Penso che Diego abbia ragione. Sì, è la cosa migliore. Perché se Eusebio non rispetta la sua promessa, avrò bisogno di tutte le mie forze per farmi giustizia da solo. Sono giovane! Giovane e ricco!
Non riesco a dormire. Beh, se non riesci a dormire è perché ha la coscienza sporca. Ti vuoi stare zitta? Non ci sono novità di quei due? Ma dove saranno? Qua, là, dove? Maledizione! Che ci fa la gatta là? Ma è Lucilla! Beh, almeno così è al sicuro da Renata. Renata è rinchiusa! Aprite! Per favore, potete uscire! Alla fine è stata fatta giustizia. Io le ho detto chi è causa del suo mal, pianga... Com'era? Chi è causa del suo mal? Guarda chi c'è là! Quello è Alessandro! Finalmente ne ha trovato uno! Uno! Maestro Eusebio, come si è sparpagliato così tutto il suo greggio? Uno qua, un altro là, un altro lì, un altro là, uno tu, su, uno giù. Tu uno puoi dire là, tutte le stupidaggini che vuoi, però presto il tesoro sarà nelle mie mani! Nelle nostre mani! Non è possibile, Non riesco a stare un minuto lontano da te. Anche per me è la stessa cosa, Alessio. Promettimi che quando finirà questa situazione di pericolo, ci allontaneremo da Felipe una volta per tutte. Io mi allontanerò da Felipe quando avrò fatto l'impossibile per aiutarlo a recuperare la vista. Beh, mettiamo il caso che non recuperi mai la vista, che cosa farai? Beh, in questo caso gli starò accanto come un'amica, per qualunque cosa abbia bisogno. Non dirmi questo perché mi fai male, lo capisci? Beh, a Felipe non solo ho fatto del male, per colpa mia lui ha anche perso la vista. No, questo no, tu non hai fatto niente, perché pensi sempre che la colpa di tutto non sia tua? Non è perché colpa per tua, me è così. Proprio no, no. È così e non potrò mai perdonarmelo. Adesso riposati. Tu riposati e sta tranquillo, se hai bisogno di qualcosa mi avvisi, Sì? Buonasera. Dica. Sono qui per l'identificazione di una ragazza, Renata Lopez Roldán. Sì, solo un minuto, per favore, Felipe. Sì, Diego, sta tranquillo, io voglio riposare un po'. Ok. Venga. Dov'è la ragazza? È rinchiusa, mi segue, agente. Sì, va bene. È qui. Chi è? Chi è? Buona ed eterna notte. Sapevo che eri tu. E come mai lo sapevi? Se non mi puoi vedere... Riesco comunque a percepire la tua presenza, Eusebio. Ah, suppongo che tu abbia già saputo che uno dei nipotini è tornato in collegio. È la prova che mi hai chiesto. Non è così. Dovevano tornare in 5. Ne hai riportato qui uno solo. Gli altri stanno per arrivare. Per ora sono io a chiederti una prova del fatto che il tesoro sia qui con te. Bene, sta tranquillo, il tesoro è qui con me. Come so che non stai mentendo? Se non mi dai una prova, niente accordo. Va bene. Fai ritornare altri due miei discendenti e ti mostrerò che il tesoro è qui con me. Ricordati, se a mezzanotte non saranno tutti qui, te ne pentirai per il resto della tua vita. È scappata. Qualcun altro ha queste chiavi? No, che io sappia, no. È strano, perché la serratura non è stata forzata. Qualcuno deve aver aperto. No, l'ho sottovalutata. Dovevo rimanere con lei. Pensa che potrebbe essere ancora in collegio. Ah, non so dove possa... È probabile, però. E che stiamo aspettando? Andiamo. Ah,
Eusebio è il massimo, sono fortunata ad averlo come amico. Come amico? Non sia ingenua, lei ha il cervello bacato. Non è un suo amico, una volta che lei avrà fatto tutto quello che vuole, la lascerà marcire in carcere. Sa perché lo dice? Perché è invidiosa, perché lui non è interessato a lei e non la libererà. Ascolti, Renata, le dico una cosa. Lui, prima o poi, dovrà per forza liberarmi. Le dirò di più. Una volta che mi avrà liberata, le consiglio di starmi molto, ma molto lontana, oppure se ne pentirà. Tanto lei non mi fa paura, Rita, non mi fa paura. È meglio che chiuda la bocca, perché quando arriverà il mio amico, gli dirò di trasformarla in un topo, è chiaro? Perché? Perché la polizia non la rinchiude in carcere per sempre, in eterno? Pur qua, pur qua! È quello che ci domandiamo tutti. Impossibile, ragazzi, non posso. Oh, dai, concentrati, sì, che puoi farlo di nuovo. Olivia, per favore, puoi farcela. Ha troppo potere per me, ragazzi. Dai, non arrenderti ora, per favore. Sei l'unica persona che può trasformare la gatta in Lucilla, per favore. Sì, fallo, dai. Dai, contiamo su di te. È che non so che mi succede, non lo so. O magari quella non è Lucilla e stai provando a trasformare una gatta in una persona. Ah, che orrore. Non siamo così sicuri che sia Lucilla. Certo. Ma Raoul, che stai dicendo? Come potrebbe non essere Lucilla? Basta col pessimismo. Se non credete a questa storia, per favore andatevene. Olivia, ti prego, prova un'altra volta. L'ultima. Oh, amico maestro, grazie. Odio essere amato! Scusi, scusi. Hai fatto quello che ti ho chiesto? Quello che mi ha chiesto, quello che lei mi ha chiesto? Come? Ti ho chiesto di controllare lo schermo per vedere se quei due infelici di Luz e Martin sono tornati. Si rende conto di quello che ha fatto, maestro, no? Ha liberato questa qui, Renata, che non sa fare neanche la spia. Non sa fare niente, questa poverina. Chiuda la bocca! Stavo cercando di fare come ha detto, ma basta questa... Basta discussioni! Io non c'entro, lei mi stava disturbando. Adesso... È lei che parla sempre, scoppiano le orecchie. Felipe mi mostrerà una prova del tesoro, però per vederla ho bisogno che prima queste due teste di rappamarcia ritornino. Mi scusi, maestro, non vorrei interromperle, Eusebio, però mi chiedo, ora che lei ha liberato Renata, di me che pensa di fare? Perché mi chiedo, per che cosa mi comincio a preparare? Per il formaggio e le trappole per topi? Non so, hai in mente una cosa più, diciamo, più interessante, tipo... No, questo è troppo. Ti preoccupa così tanto il tuo futuro, scarafaggio platinato? E allora scoprirai immediatamente in che cosa voglio trasformarti. Arriva qualcuno che faccia. Vieni, fai piano che mi spezzi. Salvatemi, aiuto, sono qui. Che qualcuno mi liberi, per favore. Sì. Rita, perché grida? Oh, caro Diego, è il cielo che la manda? Sì, stavo gridando, meno male che mi ha sentito. Ma che è successo? Chi è questa donna? La signora è la segretaria del collegio e il signore è un agente di polizia. Sì, piacere. Possiamo rimandare le presentazioni, per favore? Mi liberate una buona volta? Chi è stato? Eusebio e Renata, loro mi hanno fatto prigioniera. Sapevo di non potermi fidare, quella ragazza era Renata. E dove sono ora? Guardi, sono scomparsi così, in un secondo, erano qui e... Come sono scomparsi? No, signor commissario, è un modo di dire, agente. Sono scomparsi. Agente, hanno tagliato la corda, hanno preso dove la fuga, sono se la sono svignata. Non saprei dirglielo, però se vi sbrigate li trovate o di qua o di là. Non abbiamo tempo, no, Rita. No, andiamo, caro si Diego, commissario, liberatemi, liberatemi, non ce la faccio più a stare rinchiusa. Ah, che bello stare bene con la persona che si ama. Che stupidi che eravamo. Siamo stati tanto tempo separati sapendo di amarci. Ragazzi, se non vi dispiace vado a trovare Felipe. È assurdo che abbia perso la vista. Sì, no, va bene, però fallo domani. È tardi e adesso è pericoloso uscire.
Ragazzi, siete tornati! Ehi, Martin! Come stai, Martin? Ciao! Martin, come stai? Stai bene? Tutto bene? Amici, eravamo molto preoccupati per voi. Che bello che ora siete qui. Grazie. A parte le ragazze, ci siamo tutti. Non ci sono? No. No, 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 non sono ancora tornate, ma sicuramente staranno per arrivare. Sì, speriamo che arrivino presto. Lo zio Felipe ha portato il tesoro in questa dimensione. Però, di conseguenza, è diventato cieco. Che cosa? Oh no, poverino, povero Felipe. No, non può essere, vado a trovarlo. No, devi aspettare, Martin, domani. Oggi è pericoloso. Eusebio gira per il collegio, è molto rischioso. Ognuno di noi può essere la prossima vittima. Io ti capisco, Ivo, ma tu devi capire me, ha fatto molto per noi. Devo vederlo, non posso stare con le mani in mano. Aspetta, Martin, se tu vai vengo anch'io. E io vi accompagno. Alessandro, ascoltami, sta molto attento, per favore. Sì, sì, sta tranquilla, andrà tutto bene, eh? Ok? Sì. Ciao. Io vi dico che ha sbagliato lavoro perché quella ragazza doveva fare l'attrice. Infatti, com'è possibile che abbia questa capacità davvero straordinaria di ingannare sempre tutti? E ci siamo cascati di nuovo, pensavamo che fosse Lucilla. Sì. Per fortuna, dico io, ne vuoi un po'? Per fortuna, Diego e i ragazzi hanno capito che mentiva. Perché se non l'avessero capito, pensa in che pericolo saremmo. Io ti dico una cosa, Quella ragazza è pericolosa. Sai cosa hanno fatto loro? No. Per fortuna l'hanno rinchiusa e l'hanno rinchiusa bene. L'hanno lasciata lì. E dopo hanno chiamato la polizia. Hanno fatto bene, vero? Hanno sì. fatto proprio bene perché hanno quella ragazza bene, è pericolosa. Sì. Io ho un problema. Deve essere perché mi appoggio sempre alla scrivania come il pensatore di Rodin. L'hai visto? Sto così e mi si screpolano i gomiti. Che cattivo quell'uomo con Camille Claudel. Mi ascolta... Va tutto bene qui o è successo qualcosa? No. Ma visto che parlo da sola, sto facendo un monologo che non finisce mai. È in atto una guerra del silenzio o sembra solo a me? Io avevo voglia di parlare, ma non da sola. C'è una guerra? No, non c'è nessuna guerra qui. L'unico problema è che Alessio non mi vuole ascoltare. Io non voglio ascoltare. No, no, scusa, io l'ascolto. L'ascolto costantemente. Lo sai che c'è? Invece di risponderti come dovrei, è meglio che stia zitto. Preferisco Alessio, il silenzio. Alessio, fai sempre così. Io ho bisogno di parlarne, invece. È sempre lo stesso argomento. Sei bravissima, Vitale. È da due mesi allora, che ne parliamo. Vediamo, prima c'era una specie di tregua, un minimo di pace. Non si può certo dire che ci fosse una pace definitiva, però stavamo ancora molto bene. Perché non manteniamo la pace finché Toto e Miranda tornano e poi ceniamo? Perfetto, sono d'accordo, va benissimo. Io sono d'accordo. Perfetto, calma. Bene, bene, buonasera, buonasera. Come va? Buonasera. Che ci fa quella ragazza qui? Che no, ci no, fa no, quella ragazza qui? Tranquilla. Senti, non toccare la mia famiglia, non toccare la mia famiglia, vieni, non rispondo vieni. Di me, te lo no, dico, no. Non rispondo di me, no. Devi lasciarci in pace. Che ci fa Renata qui? Fuori da casa mia. Calma, mamma, sta calma ora. Lei non è Renata, è Lucilla. Ah, e perché siete sicuri che sia Lucilla? Perché c'eravamo quando Olivia con i suoi poteri le ha ridato un aspetto umano. Eh? Olivia certo. le ha ridato un aspetto umano? Certo. Sì, Victoria, sì. Eusebio mi ha trasformato in una gatta e grazie a Olivia sono di nuovo io. Guarda che è vero, Noi eravamo lì, l'abbiamo visto proprio con i nostri occhi. Davvero? Avete visto con i vostri occhi come quella gatta si è trasformata sì, in una persona? Sì, grazie a Dio mi hanno potuto aiutare. E se allora no, sarei... manca solamente che la polizia trovi Renata e la identifichi. Aspetta, la polizia è in collegio, mamma? Suppongo di sì. Sì. Ah, e allora andiamo, perché se Lucilla è qui, l'altra deve essere Renata. Andiamo. Certo, Lucilla, adesso. Fermi. Hey, andiamo attente, io. Andate mi a raccomando. Mangiare, Victoria. Attente. Andate a mangiare e noi torniamo tra un Va po'. Va bene, Toto, sì. Grazie. Adesso dobbiamo cercare di calmarci. È impressionante come in questa casa non si mangi mai in pace. Cerchiamo di fare una pausa seduti. Va bene, tranquillo, tesoro. So che dovremmo andare lì, ma siamo qui. Si può sapere perché fate così? Smettila, così rompi la... Perché facciamo così? Sì, sì, perché l'una ha molta voglia di creare sì, una fondazione. Molta voglia. Una fondazione che si occupi dei ciechi millenari, no? Non e allora, fare così, visto Alessio, che ha tanta il voglia problema di farlo, è che non vuole mettere tutto il suo no. amore in questo, no, invece di metterlo favore. Nella nostra relazione, che è la cosa niente, importante. Ti piace discutere, io non capisco niente. Io non voglio discutere no, davanti a tua madre. Finiamola okay. qui. Oh, grazie, maestro, grazie per una volta per avermi salvato. Hai fatto mi tutta, dammi stringere. Voglio che ora tu vada a controllare se quei due idioti di Lutz e Martin finalmente sono arrivati. E devi cercarli per tutto il collegio. Che stai aspettando? Che ho paura che ci sia ancora la polizia e che mi vedano. E non voglio che mi prendano, è per questo Smettila che... Smettila di piagnucolare, non mi farò arrabbiare, Se ti dovessero prendere, trova il modo di liberarti, vai, su! Però niente, impegnati per non farti vedere. T'ho detto di non farmi arrabbiare, vai. E trovami quei due mocciosi. Ehi.
Vediamo un po' dove sono le nipotine di Felipe. Aiuto! Aiutateci! Aiutateci, per favore! Aiutateci! Ma dove siamo? Non riesco a riconoscere. Dove sono rimaste quelle due? Aiuto! Ma stiamo ferendoci! Aiuto! Vediamo se così funziona! Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo! Ci aiuti, per favore! Siamo intrappolati, ci porti via da qui, per favore! Dove siete, lo sapete? Potete uscire da lì? No, no, ci aiuti, per favore! Maledizione, le ho perse! Sono davvero molto contento che siate tornati e che stiate bene. Ci dispiace per quello che è successo, zio. Scusaci, zio. Scusa. No, no, non vi dovete scusare. Voi non c'entrate niente. Sì che c'entriamo. Siamo caduti nella trappola di Eusebio. Rita ci ha ingannati e ci ha chiusi nella sala macchine. È solo nostra la colpa se Eusebio ci ha fatti prigionieri. Se non fosse stato per noi, tu oggi potresti vedere. No, 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 non è andata così. No, 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 avevo io la responsabilità di tutto. E adesso me la assumo completamente. E poi dovevo controllarvi un po' di più. Io sapevo che rischi correvo quando sono andata a prendere il tesoro. Zio, siamo molto preoccupati per Caterina e Avril. Non sono tornate. Sì, sinceramente, temiamo che qualcuno abbia fatto loro del male. Che ora è? Sono quasi le 11. Ho fatto un accordo con Eusebio. Gli ho dato fino a mezzanotte per riportare tutti indietro. A quanto pare con voi l'ha fatto. Vediamo se torneranno anche Avril e Caterina. E qual è l'accordo? Lui ci ridà Caterina e Avril. E tu che gli dai in cambio? Il tesoro. Un pomodoro qui, un pomodoro lì. Oh, mettiamoci un po' d'allegria, sì, no, Alessio? Va bene. Signora Victoria! Sono tornati i ragazzi! Perché sei venuta qui? Le volevo spiegare che in realtà non sono mai andata via. Eusebio mi teneva prigioniera. Ascolta, tu te ne sei andata e io ti ho vista. Ti ho vista con i miei occhi. Io ho letto la lettera che tu hai scritto. L'hai scritta tu quella lettera? No, sì, ho scritto quella lettera. Ma perché l'ho fatto? Perché Eusebio mi ha obbligata. Lui e Renata. Loro, voi non sapete tutto quello che ho passato. Più di una volta, no, occhio con i cucchiai, li posi, non mi minacci. Più di una volta mi ha trasformato in un ratto. Non la consiglio come esperienza. È stato orribile. Lui, Eusebio e Renata sono così in combutta, capisci? Scusi, Renata e Eusebio sono in combutta? Ma sì, carina, sì. Quei due malfattori lavorano insieme. Anzi, per l'appunto, un momento fa sono scomparsi, lui e Renata, proprio quando il caro Diego arrivava con la polizia per acciuffare Renata. Menti! 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 No, mi abbassi i cucchiai. Le giuro che non mento. Ascolti me, si fidi di me. Per favore, mi creda. E se fosse così, perché Diego ha cercato Renata nello scantinato se lei doveva essere in segreteria? Perché Renata è scappata! Come è scappata? Un'altra volta? Sì, con l'aiuto di Eusebio. No, no, devo avvisare Lucilla di quello che sta succedendo. Aspetta, Alessio, vengo con te. Vieni. Che orrore, che orrore, che orrore, che orrore. In questa casa non si può cenare in pace. Vuoi un cucchiaio? Che bello, Victoria. Ceniamo insieme. Non litighiamo più. Così, bene, come prima. Riccardo, ma... Vediamo un film, sì. Che ne pensi? Sì. Adesso non so dove sarà, sì. Perché Diego finalmente Renata. L'ho trovata. No, io non sono Renata. Che fa? Mi lasci, non sono, sì. Renata, mi lasci. No, lei è Lucilla, è quella via. E come fai a saperlo? Perché l'abbiamo vista quando Olivia le ha ridato un aspetto umano, Diego. Ragazzi, di che state parlando? Spiegati meglio, giovanotto. Allora, gente, noi abbiamo visto quando una ragazza del collegio, che ha dei poteri, ha restituito a Lucilla l'aspetto umano, mi capisce? Voi mi state prendendo in giro. Ma no, Eusebio ha trasformato Lucilla in un gatto. È per questo che siamo così sicuri che lei sia Lucilla e non Renata, sua sorella. Ma per favore, che state dicendo? È la verità, signore, per favore, la lasci. Gente, c'è una spiegazione per tutto. Ah, sì? Allora ne parleremo in commissariato. No, io non sono Renata, sono Andiamo. Lucilla. Lucilla, per favore, Diego, è Lucilla, sua sorella. No, è terribile. Perdere la vista così, da un giorno all'altro. Sì, però, per fortuna lo zio Felipe è una persona straordinaria, ha una forza e una calma. È vero, dobbiamo cercare di essere come lui. Sì, che peccato che debba dare il tesoro a Eusebio.
Però se è l'unico modo per far tornare Caterina e Avril... Siete tornati! Oh, ciao! Ciao! Come state? Che bello, quando siete tornati, bene, eh? Da qualche ora ormai, ciao. Però sono stato io il primo a tornare. Noi siamo tornati da poco. Sì, ora mancano soltanto Caterina e Avril. Sì. Come, non sono tornate? No. Non abbiamo idea di dove possano essere. No, ne abbiamo parlato con lo zio Felipe, è preoccupato. Certo, immagino. Scusate se cambio argomento, per caso avete visto Renata? Renata? Che cosa è successo? Renata è tornata. Che? Avete chiamato la polizia? Sì, la polizia la sta cercando. Sì, sì, però beh, è tornata anche Lucilla, perciò temiamo che la confondano con Renata e prendano lei invece di Renata, che è quella da arrestare. Insomma, se doveste vedere Renata... O Lucilla, avvisateci subito, avvisateci. Perché noi sappiamo distinguerle. Ok, certo. Sì, bene, sì, andiamo per favore, grazie, bentornati. Tranquilli. Se volete trovare Lucilla, andate al commissariato, ragazzi. Ma dove sono? Dove sono finite quelle due? Maestro, delle belle notizie. Luce e Martin sono in collegio, li ho visti. Finalmente una bella notizia. Ora devo solamente recuperare queste due stupide. Le ha già trovate? Ah, sì, però non capisco dove diavolo sono. È molto difficile entrare in contatto ed è ancora più difficile recuperarle. Sono vecchio. Venga, si siede un pochino. Forse. Sono molto stanco. Che ora è? Ora glielo dico. Le 11:30. Oh, maledizione! Punto. Devo andare a incontrare Felipe. E le due ragazze che mancano? Ah, spero che cadano come pioggia dal cielo prima di mezzanotte. Ah! Ai. Anch'io ho una cosa da fare. No, è Lucilla! Basta, no, è basta, ragazzi, questo non è un gioco, è andiamo! Lucilla, la lasci, agente, per favore, è Lucilla! Si sta sbagliando, basta, agente, ragazzi. La lasci stare! Questi ragazzi sono un po' strambi, prima la gatta, poi Eusebio e adesso no, questo! Favore, se non lasci. La lasciate, mi obbligate ad arrestarvi! Andiamo! No! Andiamo! Scusate, che cosa succede qui? Succede che la gente pensa che lei sia Renata, no, ma è Lucilla! Non arrestare! No, agente, i ragazzi hanno ragione! Lei è Lucilla! Perché ne siete così sicuri? Rita ci ha appena detto che Renata è scappata con Eusebio, deve essere qui nel collegio! Sì, esattamente, infatti è proprio qui in collegio che l'abbiamo trovata! Ora no. Andiamo! No, per favore! Lei è Lucilla! No, la lascerò! Ragazzi, per favore, lasciategli fare il suo lavoro! Come dite voi, presto lo sapremo! E voi che siete adulti, controllate i bambini! Andiamo! No, Lucilla! Perché non ci ha creduti? Perché anche noi facciamo fatica a credere a quello che sta succedendo. Immagina quel povero agente. Ragazzi, è quasi mezzanotte. Scusatemi. Oh, Alessio, è stata presa la persona sbagliata. Noi andiamo con la mamma al commissariato per liberare Lucilla. Dobbiamo farlo. Andiamo, Toto. Sì, andiamo. Va bene, andiamo. Va bene. È tutto così strano. Renata. No, per fortuna non sono Renata. Ho appena visto che hanno preso mia sorella. Io non riesco a crederci, ma che faccia tosta! Lo sappiamo che sei Renata. Ti resta poco tempo, Eusebio. Pazienta, stanno per arrivare. Se loro sono arrivati, perché le altre no? Potresti cominciare a prendere il tesoro. Non mi hai ancora mostrato la prova che mi hai promesso. Se a mezzanotte in punto loro non saranno tornate qui, ti pentirai amaramente di essere nato. Dove sono? Perché non si vedono ancora? Che cosa ha fatto? Dove le ha mandate? Questo non deve importarvi, però state tranquilli che le vostre amichette stanno per arrivare. Mancano solo 2 minuti a mezzanotte. Devi far ritornare Avril e Caterina oppure dimenticati il tesoro. Lo conocí.
sempre stai conmigo, sì.